Buonasera da parte di Maurizio Cavalli, direttore di Istituto Italiano di Fotografia. Buonasera e benvenuti a questo eh, Parliamo con loro. Ciclo di, incont di tre incontri con affermati professionisti della fotografia italiana: Giancarla Pancera il 24 maggio, la street photography come intuizione, Francesca Moscheni il 3 giugno, la fotografia di food come ricerca. E Silvia Modio il 22 di giugno, come L'arte del ritratto. Parliamo con loro di un ciclo di tre interventi nell'ambito delle iniziative di istituto La fotografia come condivisione. Il curatore è il professor Roberto Mutti, apprezzato critico e curatore di mostre nazionali e internazionali, e direttore artistico del Milano Photo Festival. Grazie Roberto per questi eh, interventi e grazie anche alle fotografe che interverranno a te Roberto per la presentazione della eh, prima autrice. Buongiorno. Buongiorno. <ride> Quindi Possiamo partire? Partiamo? Ah, siamo sì, in action. Sì, sì, siamo ah, in action, beh, action. Ah, scusate, ah, c'è stato ah, un attimo di distrazione. Beh, beh, allora... E quindi partiamo. E quindi partiamo, e e... partiamo con un tema interessante mm. su cui bisognerebbe fare un po' di chiarezza. No? Perché per parliamo, ecco, parliamo della fotografia di food, mm -hmm. in modo particolare. La fotografia di food è una, una fotografia di still life. Ed è curioso perché eh, nella storia della fotografia eh, è stata la prima a essere stata realizzata, cioè NIEPs eh, era un'eliografia, non era proprio una fotografia, ma NIEPS ha realizzato l'immagine di una tavola imbandita, molto semplicemente imbandita, e quella è considerata la prima, la prima immagine fotografica. Curiosamente era eh, anche perché essendo evidentemente un soggetto inanimato si prestava un po' meglio, dati, dati i tempi eh, e le lunghissime esposizioni del tempo, a, a poter essere realizzata. È un'immagine molto, molto curiosa, di cui è rimasta solo una riproduzione perché sembra che l'originale sia andato perduto, o perlomeno sembra perduto, poi magari chi lo sa, che poi salti fuori da qualche parte. E allora questa attenzione per gli oggetti ha proseguito con questi temi, ma penso alle immagini di Fox Talbot, penso alle immagini di Roger Fenton, ehm, erano, credo di poter dire, degli esercizi di stile, in realtà, che riprendevano la stessa estetica del, della pittura. Della pittura del Settecento, sostanzialmente, dove c'erano appunto. Aggiungo una cosa eh? che so che sulla quale ti troverai d'accordo. <ride> mm, ho l'idea che fossero più preoccupati di far funzionare questo straordinario mezzo <ride> che. Effettivamente il progetto di che cosa fotografare. Di che cosa fotografare, no? fotografare Quindi sì. era più la pressione sul sì. no? far eh, funzionare, durare eh, la sperimentazione degli acidi, ecco. dei supporti, eh, piuttosto eh. che porsi delle domande su che cosa vero. fotografare. fare. Eh, sì. cioè, mi viene da dire che sì. è un po' quello. No? Sì. Poi l'abbiamo incanalato in una certa strada, eh, l'abbiamo messo lì, sì. però. Come l'idea che fosse più una preoccupazione sì. della messa a punto Brava, sì. che eh, anche del risultato. Mi eh, sembravano. Ehm... Cioè, Roger Fenton è uno che è andato a fotografare la guerra di Crimea con queste, con queste attrezzature. Qua il tutto così perfettino, così messo. Un po' eh, lo so che è uno still life, ma bisogna dire che si è inanimato. Insomma. Eh, oltretutto, certo, c'era il problema: loro lavoravano con il collodio umido, quindi dovevano sensibilizzare la lastra, intanto che era umida scattare, poi, ehm, poi subito fissare. Insomma. L'aspetto tecnico era prevalente. L'aspetto mm. tecnico mi, mi pare che doves, doves, sì. dovesse essere messo, mm. eh, come dire, a, pro, a prova, no? doveva sì. essere provato, e quindi era più importante quello all'inizio sì. che effettivamente. Sì. il soggetto, cioè sì. il soggetto era pretestuale. La prima tavola eh, mi fa sorridere perché mm. adesso eh, la food photography eh, si, eh, a volte si, fa, eh, si riduce a eh, tabletop, si chiama tabletop, no? Sì. Quindi ciò certo. che c'è sopra il tavolo, mm. che ciò che c'è sopra il tavolo potrebbe essere anche un bullone, voglio eh, dire, certo. perché mm. <ride> appoggi un bullone, non è mica detto che dovrebbe essere un ananas. Certo. Però è un po' un circoscrivere sì. no? in un ambito, mm. un luogo che è la tavola, un'azione. Certo. Per certo. cui loro ci hanno messo la frutta perché, sì, perché Maria più aveva fatto la spesa, io mm. mi immagino. Giovanni, sono arrivato con la spesa. Ah, grazie, qua mi servirebbero giusto due mele e due pere. Tac. Sì, la moglie di Fox Forstable che inciampava nelle macchine, del genere. Mary, scusa, Esatto. Foxy, sono arrivata no, no. con sono le mele e la... le pere. Ecco, nelle mani Sì, piuttosto così. che, non so, Paul Strand. Eh, sì, mettevano del, dei frutti, ma in realtà eh, guardava la forma del frutto, non era. Non era non era attraente quel frutto. Non... Sono d'accordo. Guarda questa, che Cezanne immagine... ha fatto la stessa cosa. Eh. Cezanne metteva lì e... Eh, era cercava... colore, era puro era colore. Era colore, era pennellata, era volume, era eh, luce. Poi, ripeto, pesche, mele, banane, tutto sommato. Era una delle, delle cose, secondo Woody Allen, per cui valeva la pena di vivere, le mele e le pere ecco di Cézanne, eh, eh, esattamente. Certo. Però in non, infatti... era, non era quello che stavamo dicendo, anche, no. anche queste Florence Henrique, cose bellissime, ma in realtà non, non hanno nessuna attrattiva. Mentre, dimmi se, se ci prendo... Ehm, la, 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 la buona fotografia di, del, del tuo genere è quella che attrae anche, fa venire la colina in bocca, insomma, attrae anche dal punto di vista psicologico. Insomma, assolutamente, no? ecco, assolutamente. È, è vero. E' eh, è quella, ma qui invece sei tu che devi metterci qualcosa del tuo, è quella che parte da una certa consapevolezza. Eh già, eh già, certo, certo. Certo. Quindi mh, concorderai con me che c'è uno spartiacque tra prima di una certa consapevolezza certo. e dopo, certo, certo. anche perché eh, davanti a una foto eh, di eh, Weston... Eh, quello, no? eh certo, il peperone di Weston piuttosto che altre cose che ha fatto West sono, sono cose straordinarie. Che non fanno venire in mente la frutta, ma la sensualità, delle forme. Eh, guardando questo, questo è un esercizio di stile: una donna ci vede il corpo, una schiena di un uomo, e un uomo ci vede il corpo femminile. Vuol dire che insomma, tutto salvo che un peperone, insomma, un carciofo. E lui fotografava i corpi nello stesso modo esatto. in cui ha approcciato dal e certo. punto di vista illuminotecnico. I, i peperoni, il sì. cabbage, piuttosto che tutte sì. le cose sulle quali ha sperimentato. Certo, diciamo che eh, io li considero pretesti, sono pretesti esatto. di ricerca. E non c'è nessun tipo di consapevolezza da quel punto di vista. Questo è importante quello che... È, Secondo me eh, no. Cioè, Bea, eh, per esempio, ha fotografato una pera in modo tale che sembra un corpo femminile. Uh -huh. Vabbè, ma lui mh, non, non, ha, non ha fotografato una pera. Ti fa venire voglia di mangiarla, no, no. 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 anzi la spostata, eh, ho fatto uno studio su questo tentando di, di, di rifotografarla con un esercizio di stile tutto mio, beh non ci riesco perché devi trovare, devi trovare la pera giusta, devi trovare, ma... Ma non stai guardando la pera, stai guardando la sua forma, esattamente come in questo caso non è, non è il cavolo che ti interessa, ma è quella forma che potrebbe so, essere lo, uno scafo di una nave. È molto interessante come tu hai voluto ehm, nominare questo, questo nostro eh, colloquio, questa nostra chiacchiera, eh, perché effettivamente c'è. Una fotografia di food di ricerca, dove mm. il food ti serve in qualche modo per arrivare a dire qualcosa, certo. ma potrebbe servirti anche qualcos'altro, forse, mm. sì. e una fotografia di food invece con uno scopo molto preciso, che sta in un ambito molto preciso, che come dici giustamente tu, deve un po' eh come dire, tirarti eh. dentro, ti deve un po' far venire fame, ti deve eh. un po' far venire... Eh, Tutta altra serie di sollecitazioni, eh, no? sì, in sì, un certo sì. senso. Sì, esatto. Quindi sono proprio anche lì due strade. Sì, ehm, Sudek mette un uovo no? Sul, sulla, sulla, mh, vicino alla, alla finestra del suo studio, però ci metteva anche un bicchiere con una rosa brocca sì, La brocca, dentro. piuttosto che la brocca sì, sfaccettata. Non è, non, non è. Ecco poi invece, ma lo so che siamo d'accordo e credo che lo siano poi tutti. Poi arriva Edwin Penn e tutto cambia. Cioè, credo che con lui o comunque dalle sue parti a un certo punto si comincia a pensare alla fotografia di, di, di food, come la considera lo, moderna, lo, no? E lo spartiacque. Lui, secondo me, ha avuto modo, cioè, la vera eh, come dire, la vera chiave è stata che lui ha avuto eh, un trentennio grosso modo di collaborazione con una rivista straordinaria che prima, anzi, riviste straordinarie, prima sì, è stato Harper's, poi, poi, poi Vogue, Vogue eh, con uh, Art Director che neanche sono nominabili. Eh, Brodovic e esatto, Lieberman. Eh, esatto, sì, sì. in modo tale che già quella sinergia portava a dei risultati. No? Quindi sinergia di menti. 诶。 Tentativo attraverso lo still life, perché è partito da quello, di illustrare vari temi, certo. spesso anche quello della, della cucina sì. o la sintesi di quello che si voleva dire, no? C'è una famosissima eh, foto eh. che vedremo più avanti di una bistecca con sopra l'uovo, eccetera, che era questa sorta di tentativo di, così, eh, di, di puntare il dito sulla dieta sì. ipercolesterolica, no, eccetera eccetera e quindi lui ha trovato una sintesi utilizzando pretestualmente del cibo no? certo. eh, però lo fa in un modo completamente diverso completamente sì. nuovo completamente diverso e comincia a essere cibo vero e comincia a essere cibo vero, vero. comincia a essere io non so quanto conti vero. il passaggio dal bianco e nero al colore non sì. un pochettino forse no. sì ma fino a un certo punto ma in, Credo che in parte, in parte sia anche così eh, perché per me è, un po cioè, sì. è più realistico esatto, no? e invece il bianco sì. e nero per quanto è più anche perché per in quegli idea. anni lì comunque la fotografia eh, di Cibo esisteva. Certo. Eh, ci sono stati libri eh, pubblicati eh, per ce n'è uno famosissimo di questo John Hind che eh, mm. lo fece per ecco, una sì. mensa, per la mensa scolastica, la messa, le mense degli, degli ospedali, eccetera. Sì. E c'erano delle immagini fatte. A corredo di questo libro manuale, chiamiamolo, no? per come organizzare sì. eh, quel tipo di lavoro lì. E lui fa della, del, del, della sperimentazione già in questo senso. Sì, no? sì. Ha un metodo, si mette, ti ricordi con le foto in diagonale. No, molto belle. Eh, sì. Con anche, queste cromie tipiche di quegli anni, no? un po' quasi sì. mh, pastellose. Però è con la logica, eh, come dire. Di, 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 di un catalogo, però, no? Sì. Ecco, come se fossero a sì. corredo, mi sembra, non proprio centrali, sì. o comunque non usate come centrali, come in quel caso avrebbe meritato. Sì, perché eh. non, non c'era ancora una vera consapevolezza, ah, no? Ah. Mentre invece è secondo eh, me, questa... Ma c'era dico, anche dal punto di vista sociale, questo. Perché a un certo punto l'attenzione per il cibo arriva quando... <ride> quando la pancia è piena, come dire. Ma eh, eh, secondo eh, me paghiamo. in America, negli anni 60, eh. quando c'è stato, chiaramente dagli 40, diciamo 40-60, sì. non dimentichiamoci che noi abbiamo avuto la guerra loro. Scusate, certo or rendo gesto e loro, del... loro non l'hanno avuta eh in no, casa. No. Quindi un certo tipo di processo evolutivo è andato avanti e ci sono stati quei meravigliosi opuscoli di, queste, eh, di questi brand americani che abbinavano la vendita di un mm, ipotetico composto per muffin o robe sì. del genere ha ah, la ricetta, quindi già lì nasce un tentativo eh. di tirare dentro il pubblico sull'acquisto di un prodotto la con la ricetta. Anche la pubblicità, no? Eh, eh, esatto. Certo. Mm -hmm. esatto, lì e passa il mito americano, passa, eh, passano i, i, come dire, le cose gonfie, fritte, eh, certo. eh, spolverate di zucchero, le marmellate, i bambini con i pomelli. Eh, perché eh, penso che in quegli qua. anni lì, anche negli anni 60-50, ci sono anche gli still life, so, che cioè faceva Giacomelli con il pane, ma... Non è del cibo quello, è eh, anche in, quella, in quel caso una forma. Assolutamente. Eh, vero? Non... Assolutamente. Non... Ma mi rendo conto che per lungo tempo lo spartiacque, mm. come dire, o meglio, c'è stato uno spartiacque no? sì. tra le, le due aree, cioè vicine, tangenti, ma come, come dire quasi autonome tra di loro. No? Guarda per esempio questa quest immagine di Irving Penn. Ecco, ecco eh, questa la trovo è... un'immagine di sintesi straordinaria, cioè questo che lui è riuscito a fare, un'operazione di sintesi estetica, certo. estetica, ma di sintesi straordinaria. È come se fosse tutto un, un um, reportage no? su come si prepara un'insalata, che di per sé uh, è però invece che lui ha sintetizzato un'immagine soltanto. No, molto bravo. E poi mettendo questi elementi in più uno, i granellini, il pane, però con le bricioline che gli altri toglievano e lui metteva perché è la realtà, piuttosto che, che quel. quel White Melon, no? quella, sì. quella, quella. Semini caduti. Eh, Su eh, questa immagine in particolare, io ogni eh. volta mi dico, eh, non mm. avrei mai fatto così: nel senso che è, Però, una, è mm. un tipo di eh, composizione molto anomala, no? Certo. Cioè, questa anguria che impalla il vaso dietro, sì. questo, questo pezzo di pane quasi fuori campo. Cioè, se ci pensi, siamo nel 47. 47, esatto. Cioè, cioè, siamo nella rivoluzione pura, rivoluzione pura, totale. Quindi non so neanche come poteva essere considerato un'immagine del genere. Con un richiamo poi a Caravaggio, insomma, o no? per di più, non Totale. so quanti poi lo cogliessero, che sì. lo sa. Insomma, Totale. Sì. E, anche, e anche l'insetto. E lì, eh. vabbè, c'è il tema della decadenza che a lui piace tantissimo: la corruzione del, del, sì, della anche bellezza. quella, quella fetta no? poi non è perfetta, è no. eh? no. un gioco di parole. Eh, si vede che è un. E possa, è del giorno prima, era sì. fatto apposta, insomma, sì. ovviamente. Sì, sì eh, assolutamente. No, molto un'altra eh, cosa, questa è un'altra cosa. È un cosa. Eh, sì. E eh, lo, sì. lo fa in alcuni casi, vedremo qualche immagine più avanti, c'è cioè l'insettino appoggiato, cose anche forti, ma devo dire, quello è... po' anche è sul beverage, come si dice oggi, c'è eh, cioè anche la donna che, 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 che beve dal calice di, di champagne. Insomma. Eh, beh. Beh, insomma, diciamo che si sono posizionati in un modo incredibilmente precorritore. Anche molto raffinato, sì. no? Beh, lui aveva un senso di veramente. Beh, di poi i suoi air director, aveva... vabbè, insomma, venivano dalla. dalla... Venivano dalla Russia, zarista insomma, un po' di stile ce l'avevano. E una cultura. Eh, Brodovic era stato il direttore dei, dei balletti russi a Parigi, insomma. Eh, eh, esatto, hai voglia. Spessori notevoli. Ecco, sì. ci vuole una bella cultura per fare un'immagine di... di ah, no, me lo eh? devi dire anche perché so eh. che me lo dici provocatoriamente, secondo me assolutamente sì, cioè cultura, 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 Cioè più hai e più in camere, più in, in saccocci e mm. più questo ritorna, ritorna fuori Vero? In, per mm. forza. Per forza, Quindi vediamo, Adesso abbiamo parlato di tutti, ti ho messo in imbarazzo col rapporto con Irving Penn, perché tutti sarebbero in imbarazzo, ma ha detto: esatto, ma d'altra sì, parte bisogna avere stato, dei modelli alti, se esatto, no è stato, un alto, È, 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 è a tuttora, tuttora un mio punto eh, di sì. riferimento assolutamente. Sì? Ma allora andiamo a vedere le andiamo tue a vedere però, le mie, eh, Andiamo eh. a vedere le mie, e di sicuro eh, introdurrei l'argomento con. La natura morta classica, sì. no? eh, che mi sembra la cosa più, più interessante per narrare un, un certo tipo di percorso. Quindi... Um, un po' di anni fa, tra l'altro questo è anche un lavoro relativamente recente, un, un, mm. un collezionista, un gallerista mi ha chiesto di sviluppare un lavoro prendendo a riferimento la um, pittura seicentesca spagnola mm -hmm. eh, che se vogliamo un attimo portarci avanti riusciamo a vedere anche in una slide sì. dove ho messo un quadro di Cotan mm -hmm. che è uno dei classici quadri di quell'epoca eh, con questo famoso davanzale. Mm -hmm, no? mm -hmm. Ecco, il tema del davanzale eh, ve l'ho fatto girare in tutte le immagini perché è un interessantissimo punto di eh, inizio, un tabletop mm. da faccio, no? non di appoggio soltanto, certo. ehm, perché si propone in tanti altri autori. No? Allora, Cotan eh, di, dipinge questa sorta di finestra, questa finestra con uno sfondo scuro dove appende degli oggetti e fa... Eh, questi, questi still life eh, meravigliosi. Mm. Nel mio caso, se passiamo alle immagini successive, vedrete ce ne sono eh, alcune, ecco. eh, si potranno anche vedere in successione eh, con la stessa logica. Però, eh, però, 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 dici tu, però, che cosa succede in queste immagini? Eh, beh, c'è il mistero, eh. Allora, in queste immagini c'è, in questa in particolare tra l'altro eh, si vede, non si vede, anche qui c'è la canestra di frutta di Caravaggio che viene citata, viene citato Irving Penn, eh, tutti che si citano felicemente, eh, c'è anche la mia mamma dentro perché quella alzatina, un'alzatina veneziana mm. del Settecento che è un oggetto di famiglia, quindi insomma c'è mm -hmm, tutto mm -hmm. un parlarsi, un po' eh beh, richiamarsi cioè, e quant'altro. Certo. Però nell'angolo c'è un pulcinella. Eh, esatto perché non volevo che queste immagini fossero pura citazione, non volevo fare così un lavoro di, di, di pura ehm, non so se chiamarla imitazione, ma insomma ci doveva essere un'aggiunta, no? E questa aggiunta è nell'imprevedibile, è nel caso, e addirittura e qui ehm, è l'aiuto del critico che ti cambia la vita, ve lo dico, sì. eh, in, parlando con Roberto, Roberto intravede in queste immagini, ce n'è anche forse una successiva che eh, potrebbe, ecco, mm, sì. eh, intravede eh, l'enigma un po' del rebus, no? Questa è in realtà ah, è una già. cosa che hai, questa estetica, eh, infatti la mostra si chiamò l'estetica del rebus, perché questa finestra eh, in un qualche modo richiamava la vignetta della, delle settimane enigmistiche, eh, sì, eh, manca la lettera, manca... Eh, però, insomma, diciamo che è un po' questa sorta di enigma per cui... Ci sono a volte degli elementi altri, no? Certo. I dadi piuttosto I dadi, che la carta eh, da gioco. La carta da gioco, certo, certo. Eccetera, eh. eccetera. Mm -hmm. E quindi questo lavoro ha voluto eh, prendere un po' l'avvio dalla pittura classica, eh, ma poi cercare di sganciarsi con questa sorta di. Non so neanche se chiamarla ironia, però in un certo senso... Beh, di se l'ironia è fingimento, sì. Eh, eh, ma sì, è, perché, perché no? Perché no, certo. No. Cioè. Proseguendo, invece, ehm, vediamo, ecco, questo è un po' sempre nella stessa logica, però questa è una cassetta, quindi è una vista diversa, quindi è sempre una finestra ma con Beh, un però punto di Questa volta diverso. è zenutale, no? E questa volta eh, è zenitale. E qui c'è una storia circolare, c'è cioè una storia di ascolto, di nascita... E di morte, vedi c'è la maschera mortuaria, certo. eh, e anche qui in un qualche modo, se vuoi, c'è no, l'enigma. Anche di... quella mano, no? racconta perché quella, quella, quella mano di un. Ma un, allora, eh... a me di piacciono Di quelle che si usano, no? che usano gli artisti Assolutamente, per. Uh, per Assolutamente, lì c'è la vita e la morte, no? perché eh. questa mano è una mano in realtà senza vita, eh, no? certo. che tiene la vita, no, ci sono tantissimi che rimandi, nuovo, che... eh, sì. e secondo me ehm, ci si può ritrovare tante cose, ci cioè si possono trovare tante cose dentro. Mm -hmm. Proseguendo. Vediamo che cosa ho messo. Eccoci. Il passato non qui. va dimenticato. No, oh. mi bisogna assolutamente aprire una piccola parentesi a scapito del racconto del mio lavoro. No, a scapito, questo, scusa, a riprova di quello che dicevamo, della cultura che, che uno ha, no? Giusto, eh, hai eh. ragione. Allora, studiando, preparando corsi, workshop, eccetera, in capo in questo signor Charles Jones, che confesso non conoscevo, ma che è una storia mera. <ride> L'abbiamo scoperto tutte e due in un, un libro che abbiamo entrambi. Esatto. <ride> <ride> Questo signore faceva il giardiniere di professione e quindi tagliava, potava, faceva il suo, il suo orto e quant'altro. E quando l'orto gli dava queste cose meravigliose come i piselli, i cavoli, eccetera, lui li fotografava. Ma che cosa faceva? E perché eh, lo conosciamo, diciamo, un, un po' in ritardo? Uh -huh. Perché lui non è stato messo nella storia della fotografia, perché non era un fotografo, era il signor Charles che durante il, la, la raccolta dei piselli, un po' di Peter la Selle Peter Sellers, oltre al giardino, metteva le sue cose su un piano la cosa interessante è che lui questo piano lo isola e lì secondo me lì, si gioca tutto, cioè non è appoggiato nel, sul tavolo del suo orto con lo sfondo dell'orto, della vigna, no, no, no. Eh, del, del, del capanno degli attrezzi, è uno sfondo neutro. Quindi lui mette questi oggetti su uno sfondo neutro e che cosa fa di straordinario? Fa dei ritratti. Siamo nel 1900. Lui fa dei ritratti, né più né meno. Questo non è still life. Questo non è. Sì, sì. ehm, Il cioè no, cavolo è... è una faccia. Sì, sì. È sì. una faccia, è uno still life. È in posa. Lui come dire, si vuole portare nel cuore questi, questi prodotti, anche lì ci sono queste sorte di, di sembrano dei sedanoni appoggiati mm -hmm. a un telo che lui evidentemente ha messo per isolare il muro, il capanno, eh, lo sfondo della casa del vicino che gli dava fastidio, eccetera, e lì li riprende, li mette, mette la cipollina messa in un certo modo, eccetera. Questo io lo trovo straordinario, tra l'altro, eh, piccola parentesi a... Eh, a beneficio di tutti eh, autore scoperto nel 1986 da un art dealer che eh, scorrazzava in qualche mercato londinese che ha trovato un baule di cuoio pieno di lastre di vetro eh, cioè avrei voluto essere lui in quel sì, momento certo, certo. che tirava su sta roba sì. vabbè ed è stato scoperto così perché è interessante, eh, e tra l'altro io l'ho conosciuto veramente di recente perché è stato pubblicato un libro dove erano presenti alcune delle sue immagini, perché in una parte del mio lavoro, come questo che vedete che si chiama ritratti su carta, eh, gli oggetti, barra gli ingredienti, sono trattati nello stesso modo, no? sono in un certo senso avulsi dal contesto e vengono eh, ritratti come fossero delle persone, come se fossero, mm. cioè, è come se passassero di stato, in Nel un certo, certo senso. senso. Io faccio una piccola parentesi, Vai. perché beh, Francesca non è soltanto una fotografa di questo genere, come, come, come in realtà sempre succede, è una fotografa, perché, che, noi, fotografa. Noi, parliamo, noi parliamo di questo però, tu hai eh, fatto anche altri lavori, molto, anche sì, molto importanti, sì, di, di viaggio, eccetera. Però, mh, soprattutto in queste ultime ricerche, hai una particolare attenzione proprio per la carta come, come elemento, come la tratti. E infatti, la, la spezzi, infatti, la, la pallottola. Ecco. Gra grazie della domanda. Non era concordata. Allora, sì, eh, qui. Mh, il lavoro che ho fatto in particolare è eh. stato di eh, sempre nel tentativo di aggiungere, no? cioè di ispirarsi, ma di aggiungere. Eh, i, gli ingredienti comunque i protagonisti sono ritratti, stampati su una carta opaca non particolarmente sostenuta. Mm. La carta viene accartocciata, tende, tende, mm. cercando di fargli fare mm. un lavoro come dire, di chiusura in questo senso ridistesa e rifotografata con una esatto. luce ad hoc in questo caso come vedete si formano degli avvallamenti si eh. forma un movimento e quindi c'è tutto un tema di um, tentativo di uscire dalla bidimensione quindi eh sì. fotografi la tridimensione che diventa bidimensione che si tridimensionalizza che rifotografi e si ribidimensionalizza. Eh, diventa insomma, un discorso sul linguaggio fotografico. Diventa un discorso Meta fotografico. No? Parliamo di, discorso di, della carta e della fotografia più che del soggetto, non soltanto del soggetto. insomma questo Assolutamente, è, diventa metafotografico. Assolutamente. Questo poi figurarsi. Ecco, qui, questo è proprio veramente un lavoro fatto in eh, modo molto intimo, sempre cercando di rimanere accostata al mondo del, del food, del cibo, ma anche qui, cercando di guardarlo eh, in modo diverso. Queste sono le mie mani in una sorta di preghiera, in un certo senso, preghiera abbandono, e sono messa a confronto con un oggetto che in qualche modo no, ha questo rimando. Ecco, io non so, scusa eh, se ti interrompo, io non so quanto tu eh, ne sia consapevole, ma questo è un gesto che fai spesso. Ah, vedi? Questo è un gesto, quando ho visto questa fotografia qualche tempo fa, ho detto guarda, è lei, perché è un gesto e quando tu racconti, quando racconta i suoi lavori, lo racconta con la passione che, che, che vedete, eh, e spesso c'è questo, questo, è come entrare, è, come, è un gesto che, che ti appartiene più Meglio. di quanto tu non, non creda. Meglio, ecco. mm. bene anzi, perché... Ehm, questo lavoro che si chiamava Food and Religion, cioè mm. il tentativo diciamo di andare anche lì a indagare quanto eh, cioè. no, le cose si, si richiamano no? e si richiamano tantissimo se pensate a e tutte beh. le offerte di cibo che tutte le religioni. Tutte le religioni fanno al proprio Dio o ai propri, agli propri dei. Andiamo pure avanti, ne vediamo un po' in rapida successione. Sono dei dittici dove eh, abbiamo o delle cose più poetiche, no? questo è un San Francesco che fa volare la sua, la sua colomba, ma dall'altra parte ci sono mm. eh, i piccolini scappati okay. e in un qualche modo io sento anche un po' di patimento perché sono scappati mm. o sono stati anche forse... Mm. Ma, Mangiati eh. qui c'è un po' di perversione tra la mela, vista in modo un po' più mm. quasi erotico, sensuale, sensuale. Eh, sì, sì, altro che... e la, 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 la vergine che cerca di dominare la tentazione. Mm. Oppure anche qui il eh, frutto aperto che è un, un evidente richiamo che non devo narrare a nessuno. Mm -hmm. E però l'estasi no, del Buddha no, no. no, no. <ride> l'estasi del Buddha che ha questi riccioli neri che richiamano eh, anche con i richiami cromatici, peraltro. Ecco, io ecco, lavoro no? molto su questo eh, vero? lavoro molto su questo. Se guardi, per esempio, il mantello di questi due sgombri, hanno eh. questa dominante che, eh, di colore che richiama gli apostoli. E qui, per esempio, c'era il dialogo tra i pani e i pesci e eh, le moltiplicazioni varie. Che rimanda a un ulteriore lavoro molto importante che hai fatto. A suo tempo sulle religioni, no? Mm -hmm. Sì, ho fatto un lavoro che devo dire è rimasto abbastanza significativo nella mia vita perché fu presentato l'anno dopo la, la caduta delle Torri, quindi esattamente okay. alla prima commemorazione di quell'evento pazzesco. E parlava delle tre religioni e del tentativo di farle dialogare tra di loro, no? E di come nei viaggi, in 17 viaggi in particolare, questi segnali, questi piccoli segnali io li avevo trovati casualmente, no? Cioè non era stata una ricerca ossessiva mm. di queste, questo, queste tre viaggi? religioni mm. del libro. Sì, devo dire che quello è stato particolarmente significativo, eh, non nel food, ma poi le, le mie cose, le mie esperienze si incrociano eh beh, certo. sempre, no? Anch'io ho messo pen nella mia giustamente perché è come Roberto ha fatto ben notare: eh, per me lui rappresenta lo spartiacque tra il prima e dopo. Eh, ecco, Eccoli questa qua. è la, la famosa bistecca di cui parlavamo per illustrare la dieta ipercalorica, ipercolesterolica. No, like. Dall'altra, questa sorta di schiaffo al, un po' al, alla potenza dei soldi, alla volgarità del. Mm. del un certo tipo di, no, di, mm. di, 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 di strato sociale. E anche qui la formichina su, vero. No, mm. che ricorda un po' questa sorta di. Avaria in corso, no? dico io, però lui fa questo, anche questa predilezione per le cose esteticamente perfette ma non perfette nece cioè, necessariamente in sé. Questo no? sembra anche un giocattolo perfino, pur, pur essendo il richiamo, le mele, eh, le, le pere, il formaggio, eh, però c'è qualcosa di, eh, di artefatto. Un po' vero? sì, mm -hmm. assolutamente. Questo è un lavoro, un lavoro che ho fatto io, ve l'ho messo successivo a penna perché c'è un po' quel tentativo è di vero? pulizia, no? Lui amava i fondi per quei tipi di still life, puliti, chiari, eh, abbastanza neutri, di supporto. E io qui ho fatto un lavoro simile, pensando sempre al cibo e cercando anche qui con i dittici di fare delle narrazioni eh, di un certo tipo. Qui abbiamo la tentazione, un'altra volta mm. che si ripresenta, sì. la mela, il serpente e eh, come dire, la fashion victim <ride> della situazione, <ride> che si è in qualche modo ridotta così. E qui appunto Beh, sì. diciamo con un lavoro di grande, um, un po' anche una citazione se vuoi di certo still life degli anni Ottanta. Certo. no? mi mm. ricorda certe cose anche fatte da gemelli in certi sì, casi. Certo, no? vero. E, e va bene, quindi eh, vediamo anche la prossima che è una coppia. Eh, così un po' allora mm -hmm. per me a sinistra c'è Mapplethorpe quando, eh, quando fa le foto alla sua Lisa e c'è questa famosa foto di lei con il braccio Vero? alzato, col muscolo fuori. No? Eh beh, lei sì, faceva eh, la vabbè, culturista vabbè. con quel cappello col velo di, di davanti, no? quel velo, quel Bellissimo. tulle così. Quindi quello un po' lo cita. Eh, poi volevo appunto che ci fossero degli oggetti anche quasi no? da, da rivista patinata in sì. un certo senso. No? E poi acuminato anche, no? c'è qualcosa di. Sì, di, di, anche qui c'è tanto. Detto, no? Il pane che si spezza, uh -huh. il capezzolo coperto da questa cosa un po', uh -huh. eh, un po can, non cancan, -can, ma insomma, ci sì, siamo capiti: sì. il cuore dall'altra parte che è quello che si scopre. Insomma, diciamo che questo era un tentativo di fare un lavoro tenendo sempre eh, presente il food, ma non, diciamo, con il tasty di cui si parlava prima, no? Cioè, sono, sono un po' separate tra sì. le due cose. Sì, certo. E, qui, ad un certo punto, per rompere eh. un po' tutto quel rigore, Arriba. vi ho inserito Martin Parr, perché secondo me, non si può anche lì prescindere dalla storia della di food, senza parlare di questo Sì, anche che... perché l'ha fatto in quel modo lì tutto suo. Cioè, pare a, a questa sua caratteristica di, di essere un po' unico nelle cose che Ma fa. No, Ma no, no, ha fatto no, un no. lavoro eh, in parte anche respingente perché... Beh, è, una, è anche una denuncia Madonna, del, del, del cioè, cattivo uso del cibo, no? del, del modo... Lui ha fatto un, un lavoro, diciamo, litteram, se si può dire, sì. eh, su eh, un mal costume. Suo, suo intendo, non suo di lui, suo del suo di una, ambiente. Di una civiltà no? fluente, come sua, dicono eh, gli americani. E sì, del suo, no? della, della sua Inghilterra, della di un certo momento sì. storico del suo entourage, piuttosto Anche perché. Anche perché la, la, la cucina inglese, insomma, non è. Non brilla, non brilla adesso, per... forse. Qualcosa No, non no, parlando carregiata. in generale, ovviamente. No, no, ma e con questo approccio eh, fotografico da. Sì. da So io, da fedina penale, cioè quello che ti schiaffa, esatto, esatto. no? Sì, da... sì, a me ha sempre ricordato un po' certe cose di Ouija, no? Assolutamente, totalmente. È, è, è proprio totalmente. cattivo, no? Cioè, Entrando dentro cattivo. Cattivo, senza sì, appello, sì. no? Beh, questo quando fotografa poi le persone, figurarsi, no? no, no giusto, è spietato. Ma questo no? libro, questo è un libro che si chiama Real Food, mi sì. pare, Real sì, Pan, real, sì, food. Sì, sì, real Food, sì, sì. ecco devo dire, ha mm, fatto mm. un lavoro da storia del, della fotografia ah, cioè, non è Geniale, che hai, è nella Magnum perché passava di là ecco. cioè, no. sì, anche se quando è entrato alla Magnum eh, non erano tutti d'accordo e niente quindi fatto questa, aperta questa parentesi su di lui eh, secondo me vale la pena di parlare di questa autrice assolutamente Contemporanea, che è la Laura Letinsky, mm. che fa un lavoro sulla diciamo sulla balaustra, come dico io, sì. quindi siamo di nuovo in quella sorta di finestra di appoggio che Beh. abbiamo visto con Cotan e i contemporanei spagnoli del 600 attraverso mm. vari altri passaggi, ma siamo sempre appoggiati su qualcosa eh, che già. ha un dietro non particolarmente definito e fa un lavoro bellissimo, c'è cioè questa Beh, specie sì. di dopo parti un po' così, abbandonato, cioè anche quasi lascivo, non so come Sì, dire, affinatissimo, no? sì, sì, sì. anche queste piegoline no? lasciate volutamente. Ma questa instabilità, eh. no? questa, io avrei messo tutto un po' dritto, eh. mentre invece questa instabilità, queste cose appoggiate in luoghi, vediamo anche più avanti, ci sono delle cose, ecco, no? eh, sì. la mela messa lì. Eh, e sì. poi quell'oggetto poco identificato che sembrava un, un lampadario, <ride> che, sì. No? Sì. che uno dice: Ma perché l'hai lasciato lì? È proprio le, le, come dire, la coda dell'occhio, no? Eh, è invece totalmente che, la, la coda dell'occhio, eh, però è difficile. e poi c'è l'abitudine ormai, eh, soprattutto con lo smartphone, perché, so, di, di fotografarsi i piatti, no? quando si va si mangia o quando si prepara. L'hai no, chiamato food porn. Questo, football, ah, ecco, ecco, no, football. Questo, football, se non sbaglio, sbaglio dopo, oh, ecco, questa è ancora, certo. eh, ancora lei, ma subito dopo forse c'è la Brigitte Niedermayer. Ah, sì, certo. eh, no, non è vero, c'è cioè, prima Sharon Core, allora parliamo di sì. Sharon Core prima, lei ha fatto un lavoro invece completamente eh, diverso, apparentemente quasi ossessivamente imitativo sì. di eh, un, un pittore predecessore, in questo caso siamo nell'Ottocento e mm -hmm. lei riprende in modo quasi maniacale quello che è stato fatto eh da, dall'autore, da Pearl, che è un autore dell'Ottocento. Ah, esatto. No. Mm, ma in realtà all'inizio non la capivo tanto bene, mm. e invece è un artista che lavora sul tempo, no? eh già, su, su eh questa sorta di ricostruzione di ciò che è stato fatto da un pittore nel tempo, lei lo fa, ri, spende lo stesso tempo ricostruendo certo. ciò che l'altro certo. ha fatto, con una scavando dentro, insomma. Esatto. Mm, mm, un lavoro mm. molto interessante. Questo è Wayne Thiebaud mm. che è invece è un illustratore, pittore e illustratore, perdonatemi, mm. con tutto il rispetto, ma diciamo con una sorta di modalità un po' più eh, beh, insomma, negli anni 60, siamo in tutt'altro sì. nuovo periodo. E lei, come vedete, fa. Certo, cioè, la limitazione più modo. precisa. Mm. Andiamo avanti, ce ne sono forse ancora una coppia di foto eh, con eh, questo tipo di, mh, di impianto. Vediamo, vediamo, mm. Ciuff. Mm -hmm. vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Eh, ecco, mm. stessa cosa fatta certo. con una sorta di vetrina. Sì, un esercizio di, di stile in sostanza. Sì, no? dove Anche però questo. dietro, se questo ancora di più degli altri, lei ha ricostruito tutti i dolci identici a quelli del, del, del quadro, per cui pensate a quanto tempo <ride> ci ha voluto per fare quella foto. Certo. Cioè, non, è, non è certo uno scatto, eh, no? No, cioè no. Un, un, uno scatto semplice. Cioè, lo scatto è l'ultima cosa che arriva. Lo scatto è Ma cosa. credo che questo valga per tutti, valga sì. per te in modo particolare, sì. no? no, no. Sì. Non è proprio il dato... cioè bisogna... Bisogna saper scattare, ma non è quello il punto, no? no? Eh, di no. Ecco qui, eh, questo volevo dirvi: ecco. no? Brigitte fa eh, una cose, contemporanea, eh. iper contemporanea, eh, donna, secondo me, iper affascinante. Fa un lavoro veramente Bello. per me sublime. Mm. Questa foto io ve l'ho messa perché eh, è il modo che a me. Ehm, mm -hmm. eh, Viene in mente, cioè l'immagine che a me viene in mente quando si parla di food porn, no? Siccome questa parola che non vi devo certo spiegare, è stata taggata e usata come tag in tutti i modi possibili e immaginabili, eh, a me non richiama altro che questo, eh sì. no? Eh, anche molto raffinato eh, però no? cioè, qui ci vuole, una, ci vuole una mente dietro piuttosto mm. No? Mm. poi lei ancora il davanzale vedete sulla mm. sinistra usato e, e, e gestito in modo diverso e poi lei fa questa sorta di ricerca no? delle forme che anche in anche qui un po' si richiama Pen, se ci pensate eh, no? sì. perché anche Pen si è andato a prendere determinati mm. tipi di oggetti, o ancora meglio, più che Pen Weston stesso, Western, no? certo, certo. che si va a prendere a cercare il peperone in un certo mm. tipo, e mm. quindi lavora sulla sensualità mm. in un modo piuttosto come dire, esplicito, sì. direi. Sì. Torniamo alla carta, eccola qua. Beh, torniamo eccola alla qua. carta. Ecco. Il, la risposta, la mia risposta al food porn. E' questa, questo è un lavoro eh, dove la carta è ancora importante. Eh, ci sono foto di, di, di pezzi di carta strappata appoggiati su un supporto di carta e rifotografati. Eh, anche qui c'è un evidente collegamento alla, alla sensualità, al, come dire, al femminile, un po' come dire... Seduttivo direi. Sì, eh? sì. sì. Mm -hmm. anche qui ci sono gli stereotipi, quello della perla, ma che mm -hmm. sì. Soldi, no? Sì, anche eh. simbolicamente. Mm -mm. Però ecco, questo è un trittico che ho come dire, iniziato e finito, diciamo così. Anche se poi il tema degli strappi mm -hmm. è andato avanti. Sì, su perché molti poi sono temi. strappi di fatto tue, comunque. Strappi no? eh, di fatto mie, Giustamente quelli che vedete non sono eh, presi Qualsia, da. Sì, da, da amica o da, ma sono foto altre foto. Cioè distruggere le tue foto <ride> per, le per foto, perché sono altro. fotografate su questa carta preziosissima di cotone. Eh, che certo. quando avete visto quando si strappa, lascia quell'anima eh, sì, bianca. perché se no non. Eh, certo, esatto. Poi ho inserito un po' di cose anche da vedere senza grandi eh, pensieri, che sono quelle un po' del, della vita di tutti i giorni. Sì. Ecco io. che confine c'è. Fra ehm, i, i lavori che fai mh, su commissione e i lavori che fai per il tuo gusto personale, per la tua ricerca, come si dice. Più che Anche che un se confine, credo è di sapere. Il tuo eh, a volte. Eh, 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 <ride> eh, eh, con sì. Puoi andare pure avanti. a... Mostrarci qualche cosa, anche ecco, sono tutte immagini editoriali dove mm. eh, per fortuna non voglio dire ai me perché invece è utilissimo avere un brief, c'è cioè un brief mm. e quindi determinate cose vanno eh, come certo. dire, interpretate sulla base di una, di, una, di una volontà, di una voglia, certo. di un'idea, di un pensiero. Mm -hmm. e, e quindi diciamo che il tentativo che il fotografo deve fare è quello di cercare di rimanere se stesso, di rimanere. Con il, il suo gusto, la sua personalità, ma rispecchiando certo. un po' quello che viene chiesto. Mm. Quindi direi che tra la ricerca personale e eh, il commissionato c'è un, mm. um, un bel fossato. Ecco, perché diciamo. la mia sensazione, e dimmi quanto, quanto è. Vabbè. E che è vero che il lavoro commissionato è in quanto tale obbliga, però ho l'impressione che tu nel lavoro commissionato ti porti sempre dentro qualche cosa della tua ricerca. Tutto quello che posso, mm. tutto quello che posso lo faccio, eh, sia a livello di luce, sia a livello di citazione, anche certo. se magari nascosta. Sì, perché lo trovo, soprattutto dopo tanti anni che faccio questo lavoro, lo trovo anche, come dire, il coronamento di un, di un percorso, no? Chi? Cioè il poter metterci dentro un certo tipo di personalità. E poi direi che è nel sogno di tutti i fotografi essere riconoscibili quando lavorano, eh, perché no? Perché nei tuoi still life, lo still life di, di Cibo è, come dire, molto, molto costretto al soggetto, no? Però l'impressione credo che si... Che si veda da queste foto e che si riconosca proprio uno stile tutto ecco, tuo. Questo ecco, io, chiaramente, faccio non non, fatica non, eh, a vederlo in modo chiaro, beh, certo. però, eh, assolutamente <ride> sì. Mm. Eh, non c'è dubbio che eh, l'appoggiare una cosa in un luogo piuttosto che in un altro del set appartiene a un tuo dentro, anche questa attenzione per i particolari insomma, è, sì, è il sì, segno ti di uno stile, insomma, ti no? Eh, ti rispecchia assolutamente. Eh. Vediamo, Ecco, per esempio, questo è un lavoro che ho fatto per um, un maschile che in questo caso è Style, era un servizio di orologi, di orologi mm. da uomo e secondo l'idea del direttore straordinario Alessandro Clascivetta, mm. la sua idea era che ci fosse una sorta di dialogo no? tra, tra il food, il cibo, questo mondo diciamo, della, del, dei, dei pesci e, eh, il, e gli orologi sì. e le, insomma, le, la loro preziosità. E questo quindi. è mm. uno stesso modo per trattare lo stesso soggetto, un po', certo. un po', un po diverso. Credo che siamo in realtà alla, alla fine di questo, questa carrellata. L'immagine finale è questa. E ho messo questa immagine alla fine perché eh, questa è la prima coppia di foto di un progetto che mm. ho iniziato e concluso, <ride> nel senso mm -hmm. che ne ho fatto solo una, cioè non ho ancora avuto tempo di di proseguire dove mi piacerebbe che eh, ci fosse il ritratto di una persona mm. non famosa mm. una persona che mi piace che sì. mi attira che mi dice qualcosa che svela qualcosa di sé e mm. in questo caso eh, per me lei che nel, nel, nello specifico è la mia assistente mm. che ormai è un mio feticcio perché un strafotografo mm. eh, rivela no, come se fosse quasi una rivelazione cioè sotto la sua la sua camicia bianca, no? questa mm. camicia quasi un po' da pittore, sì, certo. un cuore, un cuore e in questo caso è il suo cuore io l'ho visto così, e quindi mi piacerebbe fare questa mm. serie di ritratti dove si svela sempre qualcosa della persona che corrisponde, cioè, mi piacerebbe pensare che se ci, trovo, se ci metto un carciofo magari ci sia, <ride> ci sia qualche relazione. Non ci metto io dall'altra parte. <ride> no, <ride> no, assolutamente no. Però ecco, c'è questa... Ehm, hai spesso questo accostamento nel dittico. Adesso abbiamo fatto un'altra cosa recentemente che non, è, che non è di cibo ma è legata a una mostra che stiamo per inaugurare sui 17 obiettivi dell'ONU no? e anche in quel caso tu hai accostato. Cioè, questo accostamento nel caso hai fatto un dittico sulla terra, no? la terra desolata e la terra eh, rigogliosa. Ecco, ehm, c'è una, una ragione dialettica, voglio dire. C'è proprio la, la dialettica, C'è cioè, la, 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 la sintesi che però parte da una tesi-antitesi precedente, mi sembra. No? Assolutamente, c'è un sia... dialogo e c'è come. Il bisogno di eh, in qualche modo narrare mm. e quindi di ecco quindi. fare in modo che le due immagini si nutrano e si alimentino tra di loro e eh, raccontino due aspetti, se vuoi, della, della stessa sì. cosa. No? E quindi con due immagini che di solito sono una un po' più profonda, una sì. un po' più di sfondamento mm. e una un po' più ravvicinata. Sì. Un close up e una pianta sì, ci cioè, che ci sia sfasamento di, di piani sì. che mm. ci mm. sia questo, ma mm. che siano due aspetti, eh, se vuoi, dello stesso, dello okay. stesso argomento, no? perché sì. gli argomenti non si esauriscono mai con due aspetti, però. Mm. Eh, a volte è interessante poter quindi vedere le cose da dietro. Ti resta dietro stretta, anche, la, no? singola immagine, eh? resta stretta eh. la singola immagine. Mm -hmm. sì. mm -hmm. Mi resta un po' stretta la singola immagine, sì. Mi resta un po' stretta la singola immagine. -hmm. E quindi mi piace, mi anche piace lavorare. Anche se la sai fare, sai bene a dire il vero. <ride> anche la singola immagine. No, no, quello. per l'amor del cielo. Mm -hmm. eh, però sì, mi piace. Trovo che si alimentino tra di loro. Solo che si concludano, si riescano a narrare bene, no? In modo ancora più forte. Certo. A volte funziona meglio, a volte meno, Bene, vedo che non ci sono delle domande, allora ti farò una domanda tecnica. Sì, mm -hmm. dai, sentiamo. Allora, in questo tipo di, di fotografia dove la fantasia, la creatività sono ovviamente l'elemento centrale, quanto conta l'abilità tecnica nel riprodurre esattamente come, come vuoi? Eh, questa per quanto mi riguarda è una cruciale, veramente una cruciale domanda. Nel senso che, eh, allora, io ritengo, scusate, adesso ci sarà chi inorridisce, mm -hmm. ritengo che le basi della fotografia siano semplicissime. Mm -hmm. Cioè, non c'è, cioè, il concetto che sottende è veramente facile. Come diceva lo diceva anche Hitchcock, in quattro giorni impari a fare il cinema. Mm -hmm. però ecco, prima bisogna saperlo fare. Poi, bisogna, prima di riuscire a essere Hitchcock. Ecco, sì. Quindi, un po' ti direi la stessa cosa, cioè la tecnica la prendi facilmente, sì. quindi non è eh, incisiva, però la devi saper padroneggiare bene, così bene che non, non ti rendi conto neanche di. Sì. Di averla, sì. capito cosa voglio dire? Sì, certo. Cioè deve essere tua, te ne devi appropriare, per cui non ti devi mai porre il tema tecnico. Ti devi è un, porre... un po' come guidare, no? Non è che è devi bravo. pensare nel momento in Bravissimo. cui devi cambiare. No? Ti, ti, è, ti ti è eh, sì. All'inizio sì, ma poi no. Poi basta, esatto. Cioè impari a guidare, dopodiché. boom, basta. Cioè noi siamo sono... passati da Irving Penn e company che lavoravano in Banco Ottico a, eh, a te che lavori. Addirittura, che, che sei come tutti noi, noi perlomeno, eh, i protagonisti di, di una rivoluzione che è passata dall'analogico al digitale, certo. comunque di, di, certo. di, 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 di macchine 35 mm, come si diceva un tempo quando c'erano le pellicole, eh, no? sì, Quindi, sì. Eh, però non ci si accorge, no, non, infatti, non è questo, no? Giusto? Non è questo. Cioè sì. diventa. a parte la buona qualità del, del, del Vabbè, eh, ma questo... Dio, c'è anche la carrera fissa, sì, 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 che vabbè, vedo ma... che incide bene, sì, perché c'è la zanzara. Non più di tanto, che... insomma, ecco sì. Non trovo che sia fondamentale. Sì. Trovo che. Eh... però quella cultura di cui parlavamo sì. Eh. Sì. Cioè trovo che la tecnica, operarsi dietro la tecnica, alla fine non ti può non sì. ti porti a un risultato, il risultato ti porta, al risultato ti porta la cultura, il progetto, la progettualità, sì. cioè cosa mi voglio immaginare prima mm. di fare, quindi mi devo immaginare un qualcosa nella, nel, nella mente mm. e dopodiché farlo, allora se la tecnica è tua quello lo fai. no? E poi io ci aggiungo sempre una cosa da insegnante, poi mi vengono spontaneo a dire queste cose anche ai miei allievi. Eh, è assolutamente indispensabile essere affidabili dal punto di vista professionale. Ah, totalmente. Perché questo poi si dimentica di idea, perché tu puoi totalmente. fare le cose che vuoi, ma le consegni il giorno dopo. No, totalmente. Su questo io sono intransigente. Mm. Ho fatto notti e ancora di recente mm. mi trovo in studio fino a tardi. Per esempio, <ride> cioè. no, no, non esiste. Quello che si dice si fa, non si promette a vuoto e no, professionalità totale e prima eh. di tutto. Ecco, volevo aggiungerci questo parliamo sempre di estetica, è una cosa molto bella, però bisogna anche parlare delle basi materiali su cui ci si muove perché se no eh, sembra di parlare sulle nuvole assolutamente, certo, certo. allora però, però ci chiedono una cosa come, come, come vedi il futuro della food photography d'autore? Allora, secondo me siamo all'inizio di un percorso io lo vedo l'inizio di un percorso sì. eh, torno a dire eh, quello che, che si diceva prima cioè molti autori usano il food come elemento per esprimere quello mm. che hanno dentro, quello che vogliono esprimere. Poi sì, i social secondo me hanno un mezzo, un, come dire, un, come posso dire, una finalità mm. che non si collega alla ricerca, cioè la finalità del, del social Nero. è una comunicazione di quello che stai facendo ma non è il mezzo con cui, al quale tu devi arrivare, secondo me per me. Cioè tu fai la tua ricerca, fai il tuo lavoro, o meglio, se devi fare un lavoro per un cliente che ha bisogno di comunicare il proprio prodotto su social network, su cosa. Instagram della situazione, per l'amor di Dio va benissimo. Mm. Questo è un mezzo che eh, ad oggi funziona molto bene mi viene da dire mh, per chi ha qualche anno più come me che una volta si quotavano i diritti delle foto in base mm. a quanto, come le modelle quanto mm. le immagini venivano sfruttate mm. o quanto il viso di una certo, modella veniva certo. sfruttato all'inizio quando è uscito tutto il mondo internet veniva tutto considerato certo. compreso, i diritti Vero? non erano considerati eh, certo. adesso se metti una roba su internet la vede worldwide, il mondo intero dimmi certo. tu se non dovrebbero arrivare piogge di, certo. eh sì, di diritti no. quindi è, è cambiato veramente tutto è cambiato tanto e giustamente senso. hanno detto la foto d'autore perché durante la, 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 la prima pandemia io mi sono dedicato alla cucina e so far bene la zuppa di pesce. Beh, per esempio. Per esempio no? Allora, Domani che cosa faccio ho fatto un servizio di zuppe di pesce, ah, penso. Eh. Allora, cosa ho fatto? Man mano che eh, andavo avanti, che ci vuole un giorno, ahimè come ben sai. Io fotografavo e lo mettevo su Instagram, ma io non sono affatto convinto che fossero delle foto di food, erano delle comunicazioni per i miei amici e questa è la, la differenza. Eh sì, cioè è un... Se avessi avuto te di, 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 di fianco. Eh, beh, intanto non facevi un reportage che non aveva senso, ovviamente, ma probabilmente su quel tagliere tu ti inventavi altre cose. No, no, Quella no ma infatti è, un, no? è uno strumento per comunicare, esatto. mh, per cui eh, per adesso serve, no, mm -hmm. a... Serve ad acquisire informazioni, serve sì. per vedere che cosa succede intorno a te, serve per vedere cosa fanno così, gli altri. No. Però la tua ricerca, secondo me, è slegata dal fatto che esistono meno i social. Tu Vero. fai la tua ricerca, poi usi i social per comunicarla, sì, per, per dire che, certo. dire che la stai, stai facendo una determinata cosa. Eh, sì, l'avevamo fatto oppure... durante il fotofestival, noi avevamo fatto quella mostra in Palazzo, in Palazzo Bovara e poi l'abbiamo comunicata. Eh, eh, esatto, però la tua ricerca secondo me andava è... vista perché sennò esatto, mm -hmm. esatto. Cioè diciamo che è uno strumento molto interessante eh, a volte una finalità, ma certo. soprattutto per, secondo me, un ambito mm. che possono essere appunto brand che hanno bisogno di comunicare determinate certo. cose ai loro, mm. al loro spicchio di mercato, diciamo. Mm. Ma come autori, mm. non lo so, deve avere un progetto. Allora, se il tuo progetto, caso vuole, coinvolge questo tipo di pedisseco racconto quotidiano o più del tuo lavoro, perché forma un quadro generale, benissimo. Però secondo me è sempre il progetto a monte ci deve essere. Mm. Poi se scegli quella strada, buona come tante certo. altre se il lavoro è efficace, no? Certo. Beh, io vedo che non ci sono altre domande, credo che quindi... Beh, insomma abbiamo stata chiacchierata abbiamo sì. un po' rapida, ma insomma abbiamo abbastanza toccato vari temi, no? E soprattutto quindi io invito soprattutto a cercare le cose non di food, di tue. No? <ride> Beh, sì, insomma, perché, si trovano... perché lì si trovano le tracce che si ricollegano al food. Sì, eh... sì, 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 assolutamente. Mm. Sì, sul mio sito si vedono molte di queste cose. Eh, il mio, mio feed Instagram è, 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 è alimentato molto. Al, al, con, con immagini di food, ma sul mio sito. Ma avendo tu viaggiato cose, tanto, no? sì, ci sono tante cose d'altro tipo. Sì, sì, sì. Diciamo che è tutto un discorso che poi, eh, come, come si diceva prima, ehm, riempie tutti dei tasselli che poi producono un unico esatto. risultato. Sì, 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 perché poi anche il tuo modo di viaggiare. Sto pensando al lavoro fatto a Petra. Eh, non è un reportage su Petra, è, è un rapporto no. emotivo che hai con, sì. con, con quel luogo, lo stesso sì. rapporto che hai poi quando sei di fronte a, a, a un elemento di cibo che tu hai trasformato in un qualcos'altro. Sì, sì, anche mh. perché lì sono tutte, tutti entusiasmi no? che certo. eh, hanno un po' la necessità di andare, di andare oltre a altri punti. Altri si, alcuni si fermano, altri prendono altre strade, inglobano altro. Per questo, sempre un po' la conoscenza, la cultura, l'informazione, il visivo, il vedere: cioè le, le cioè. cose si, si intrecciano molto, molto fortemente. Bisogna Bellissimo. essere sempre, secondo me, molto curiosi, mm. vogliosi, no? Mm -mm. Bene, io spero che questo servirà a guardare meglio speriamo, le fotografie. Questo è, il nostro compito, in fondo, è quello: no? sì. non tanto di parlare agli appassionati, perché lo stiamo facendo, se no non si collegavano, non guardavano, quanto di avere sempre la consapevolezza di quello che altri fanno e quindi poi di avere di quello che, che uno vuole, intende fare nella vita. Assolutamente, molta Bene. tenacia. Grazie Francesca. Grazie a te Roberto, come sempre piacevolissimo chiacchierare <ride> con te. Altrettanto. Alla prossima.